Capita spesso di dire provocatoriamente: ben arrivata Xylella. Finalmente, tardi è arrivata come vicenda, e questo sia per la salute degli uomini e sia per la salute degli alberi. Alberi che, per quello che gli è accaduto in tutti questi ultimi anni, sono solo un segnale del degrado, permettetemi di dire, culturale, sociale e civile nostro, perché queste cose succedono laddove il terreno permette che succedano. Non succedono in Scozia, non succedono in Irlanda, non succedono in Francia, dove la terra è sacra, la proprietà tua di quel terreno che è scritta sulle carte finisce ad un certo punto, che quando tu fai sciocchezze subentra il diritto di tutti. Fino agli anni Ottanta con gli ulivi si campava, e bene pure. L'ulivo abbiamo, porca puttana, permettere di dire, ridicolizzato, ma abbiamo rispetto, uccidiamoli, infatti uccidiamoli, è meglio, ne rispettiamo la dignità. Questo è quello che è successo in questi anni. 2007 lo facevamo noi per la lotta al cancro, trattavamo questi temi per la lotta al cancro. 2007 sembra quasi un'ironia questa. Guardate un po', non parlavamo di Xylella perché non c'era, però i segni di un ecosistema che andava in malora, tutto, compresi gli uomini, di questo si parlava ormai. E c'erano prove schiaccianti, e c'erano gli organismi internazionali che ci intimavano ai nostri governi, alle nostre istituzioni, di intervenire, di fare qualcosa contro gli abusi della chimica nella nostra vita tutta, e nulla veniva fatto. I grossi gruppi, dalla Monsanto a tutti gli altri, che qui spopolano, e mi spiace quando sento agronomi che parlano in un certo linguaggio e poi qualcuno mi viene a dire che c'ha la farmacia agricola ed è rappresentante della Monsanto qui. Le prove scientifiche di queste ricerche pubblicate, ripeto, sotto l'egida dell'OMS e dell'UNEP, Nazioni Unite, dicono che cosa? Che il feto femmina che questa donna ha in grembo rischierà di ammalarsi a 20, 25, 30 anni di cancro al seno in funzione di quello che la mamma mangia. È una serie di sostanze, pesticidi usati in agricoltura e quindi che contaminano il nostro cibo, sono i primi ad essere, diciamo, all'indice. Ricordo un fatto di cronaca, era avvenuto lo scorso anno, uscì la notizia che a Seattle e a New York 90 container che contenevano olio italiano sequestrati e non potevano entrare negli USA. Quell'olio è olio extravergine di oliva per le leggi italiane, mentre è olio non commestibile per gli americani. Perché gli americani fanno fare a tappeto l'analisi del residuo chimico, che per la legge italiana viene fatto solo per chi si vuole fregiare del titolo di olio biologico. Che sostanze chimiche c'è là dentro? Olio contaminato da clorpirifos. Quindi è chiaro che gli americani, per far entrare quell'olio, si attengono a quelle normative lì. È gravissimo che qui non si sia manco trasmesso il messaggio, e la gente non sa un cavolo di queste cose. I medici non sanno niente, le istituzioni non sanno niente.
Niente. Perché nei paesi seri, ovunque ormai, queste leggi, queste regole sono insuperabili, sono rigorosissime. Capite? Ecco la provocazione ben arrivata a Xirena.